Buonasera cari spettatori, con voi Phil Blitz e io sono Paulina Ferrare. Questo programma esce ogni lunedì sera alle 21 su Video Fashion TV oppure alle 22 sul mio canale YouTube. È già la sera e tra poco andiamo a cena, quindi ancora la nostra dieta qui desidera il meglio, però domani torno a Milano e riprendo la dieta perché ancora mi manca di perdere 5 kg. Comunque oggi parliamo dell'argomento esercizio. Ho ricevuto moltissime vostre domande dopo le prime puntate e molti di voi mi chiedono gli esercizi su un gruppo muscolare preciso. Molte richieste ho ricevuto sull'allenamento del grande gluteo. Per allenare il grande gluteo, ovvero il sedere, per farlo diventare tondo e alzarlo, dobbiamo lavorare sulle gambe e sul appunto grande gluteo. Uno degli esercizi più diffusi è lo squat. Le affondi, lo stacco da terra. Lo squat si esegue o con il bilanciere o con il kettlebell oppure con un disco oppure con i manubri oppure possiamo usare il macchinario che è press leg. Allora, per eseguire lo squat con il manubrio oppure con il kettlebell, mettiamo le gambe larghezza spalle e cominciamo a scendere giù con il peso. Le braccia devono essere abbastanza rilassate, ma non troppo, senza inclinare la schiena troppo in avanti. La schiena deve essere dritta. Andiamo giù piegando le ginocchia, ma il ginocchio non deve mai superare la punta dei piedi. Larghezza spalle delle gambe e il piede deve guardare verso fuori, mai troppo dritto o assolutamente mai dentro. E niente, così facciamo 12 ripetizioni per 3 serie. Se sentiamo che non siamo stanche, che non brucia il muscolo, dobbiamo aumentare il peso con cui ci si allena. Il peso deve essere abbastanza alto e non dovete avere paura di diventare grossi, perché con la dieta si asciuga la massa grassa e si evidenzia il muscolo. Il sedere diventa tondo, si asciuga poi la massa grassa con l'esercizio e la dieta più che altro. Comunque il mio consiglio è, quando andate in palestra, non allenare tutto il corpo, ma dedicarsi ogni volta, soprattutto se non siete principianti ma già di un livello avanzato, dedicare una seduta a un gruppo muscolare. Per esempio, un giorno solo gambe, l'altro giorno solo braccia, spalle, petto e l'ultimo giorno solo schiena, addominale. Stavo dicendo, perché mio caro marito ha tagliato un pezzo di video, quindi volevo dire che se andate in palestra dovete allenare solo un gruppo muscolare. Per esempio, un giorno se volete allenare gambe, gluteo, basta fare press leg, squat, affondi e polpaccia. Spero che sia stato utile questo consiglio. Ci vediamo a Milano. Buona serata. Guardate Fit Blitz su Video Fashion TV ogni lunedì alle 21 o sul mio canale YouTube alle 22 ogni lunedì sera. Con voi Paulina Ferrari.